Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 8.30 del Orvieto Life TG, edizione delle 8.30 che riprende dopo la pausa per la festività di ieri dell'Immacolata Concezione. Veniamo subito alla rassegna stampa, con il messaggero dell'Umbria. Uni stranieri, la resa dei conti, spuntano i trucchi dei concorsi. Quindi continua l'inchiesta, si sta approfondendo l'inchiesta su questo scandalo che ha coinvolto negli stati stranieri e tutto è partito dall'esame farsa del calciatore Suarez, pare con il coinvolgimento di alcuni dirigenti della Juventus, ma è tutto all'interno dell'inchiesta, quindi ancora non si può dire nulla con certezza. I dati della giornata, ancora 9 morti mentre sono in calo i ricoverati. E poi protagonista, purtroppo ieri e negli scorsi giorni è stato il maltempo, esondazioni, muri crollati, strade chiuse, ci sono stati problemi ad Amelia, a Todi, nel Folignate. E poi ecco, rinascita, rintocchi di rinascita, la torre civica di Norcia che ha ripreso forma e c'è stato anche il videomessaggio del Premier Conte. Sempre per quanto riguarda il Natale, a Perugia, videoproiezioni e arte, il Natale va bene così. E Gianni Morandi, dopo essere venuto a Orvieto quest'estate, è andato ad Assisi e Spello, quindi continua il suo tour, diciamo così, in giro per l'Umbria. Corriere dell'Umbria, tornano in classe, oggi si torna in classe, le seconde e terze medie tornano in classe, sono 16.000 studenti. L'assessore regionale ai trasporti assicura che per quanto riguarda il suo settore è tutto a posto. Diciamo di Conte e proprio Conte, in occasione del videomessaggio per l'inaugurazione della Torre Civica di Norcia, ha detto presto il piano di rilancio del Centro Italia. E vedete qui si riprende invece in basso Suarez. CDA degli uni stranieri, posticipato a domani, doveva esserci oggi e invece ci sarà domani. Maltempo in fondo, allarme maltempo, fiumi in piena, straripa innaia vicino Todi, preoccupazione per alcune abitazioni che sono intorno al torrente, mentre ad Amelia crollano 12 metri di muro vicino al Duomo della città. Poi invece andiamo a vedere un po' di numeri per quanto riguarda la pandemia in Umbria. I nuovi positivi sono 135, i guariti 370, i tamponi sono 4.009, come si diceva, i deceduti, i ricoveri sono scesi di 19 unità ieri, quindi 576 in totale. In terapia intensiva c'è una piccolissima risalita. Uno in più, 57 in tutto. Velocemente, Orvieto, sono attualmente positivi 55, uno in meno, guariti sono 3 in più delle 24 ore precedenti, 2 sono i nuovi positivi, in isolamento ne abbiamo 53, una persona in meno, 2 ricoverati e tutte e due sono però ricoverati in terapia intensiva, quindi questo fa capire che c'è un calo, ma questo calo non deve lasciar immaginare cose strane. Insomma, bisogna continuare a stare attenti. Continuiamo con la rassegna stampa, andiamo su quella nazionale. Fibrillazioni nel governo, intesa sul MES, ma Conte è sotto attacco, i 5 Stelle pare che si siano ricompattati per quanto riguarda il MES, mentre Renzi non cede sul Recovery Fund, pronti a ritirare i ministri. E poi in Inghilterra è partita la campagna di vaccinazioni, la prima è stata una donna di 90 anni che è stata anche intervistata, ha detto che si sentiva piuttosto bene, aspettava di vedere nei prossimi giorni. Il secondo vaccinato un altro signore anziano, il nome, insomma, è tutto un programma, William Shakespeare. Per quanto riguarda, torniamo al recovery, sanità sono stati previsti 9 miliardi di euro, secondo i più, troppo pochi per la sanità.
Veniamo al giornale, ogni tanto andiamo a vedere anche chi non la pensa proprio in linea con tutti. La Merkel licenzia Conte, l'ennesimo rinvio sugli aiuti UE fa infuriare la Germania, i grillini ribelli cedono sul MES per non perdere la poltrona, ma maggioranza a pezzi, tanto che anche Mattarella, il presidente, è intervenuto stanco delle liti, dimostrate di poter governare. E poi il caso bruttissimo di Ottaviano Del Turco, ex sindacalista, ex esponente del Partito Socialista, sta molto male, in fin di vita, il Senato gli toglie la pensione a Del Turco in fin di vita. Covid, i primi vaccinati a Natale, no a più libertà, poi vediamo, pensioni errate, previsioni errate, il Mose si ferma, e se l'uomo guasta la tecnologia, ieri sapete, acqua alta a Venezia, emergenza per San Marco, ma tutto perché c'era stato un errore nel calcolo dell'acqua alta. E poi una cosa incredibile è successa ieri durante una partita di Champions a Parigi, Paris Saint-Germain, partita sospesa per atti di razzismo, non del pubblico che ovviamente non c'era, non di altri giocatori, ma pensate un po', del quarto uomo, quindi di uno dei giudici di gara. Poi in 6 milioni per l'app Io, la privacy vale 150 euro, c'è tutto un dibattito sulla privacy, devo dire onestamente piuttosto sciocco, il problema è che l'app Io ha dato seri problemi in questi giorni, quindi ci sono dei ritardi. Il Sole 24 Ore, le imprese dell'Unione Europea subito gli investimenti, ricovero in stallo, turismo escluso, le Confindustrie di molti paesi europei, fra i quali Germania, Francia e Polonia, oltre all'Italia, hanno scritto alla presidenza della Commissione Europea per chiedere velocità, attenzione e soprattutto che vengano coinvolte anche le associazioni di categoria e datoriali. Chiudiamo con il Messaggero, Lazio, locali chiusi alle 18 fino a marzo. L'assessore D'Amato dice non possiamo allentare la morsa, serve rigore per altri 3 mesi, l'indice RT deve assolutamente scendere. Poi c'è l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità che dice in vista delle feste in casa, se non c'è ricambio d'aria il contagio è assicurato, cosa consiglia Rezza? Allora, 2 metri di distanza, massimo 15 minuti di contatto, 6 ricambi d'aria ogni ora o comunque 10 minuti ogni ora di finestre aperte, purificatori d'aria e limitare il numero di persone in ambienti chiusi. Questi sono i consigli generali. Torniamo sempre al Messaggero, via i blocchi di Natale e Capodanno, le regioni vanno in pressing sul governo, ma i rigoristi, a partire dal ministro Speranza, dice proprio non se ne parla, ma il dibattito comunque è aperto. Governo accordo sul MES, ma sul recovery è tutto a rischio. Questa è la rassegna stampa. Che cosa si intende con questa apertura? In pratica è il dibattito che si è aperto soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni, o i comuni di medie dimensioni, a partire da Orvieto, ma tanti nel nostro territorio. Un conto è rimanere nel proprio comune a Roma o a Milano, un conto è rimanere nel proprio comune a Porano, a Parrano, a Castel Giorgio, a Orvieto stesso. Insomma, a distanza di pochissimi chilometri, magari ci sono familiari residenti che però sono in un altro comune, quindi in quei giorni non si potrà andare nemmeno a trovarli, non dico a pranzo, per carità, ma nemmeno a trovarli. Ecco, mentre a Roma, a Milano è tutto più semplice, le distanze sono ampie e dice bisogna un po' riequilibrare questo. Le regioni propongono o di abolire il blocco oppure di allargarlo almeno alle province. Il dibattito è aperto, ma i tempi per l'eventuale variazione all'interno del DPCM sono piuttosto stretti e poi le tensioni nel governo assolutamente non aiutano a cercare una via d'uscita. Ecco la foto, ieri ci ha lasciato Eugenio, uomo della strada, uomo discreto, silenzioso, sempre con il sorriso, pronto a
due chiacchiere se uno si fermava a parlare con lui, orgoglioso perché nonostante le tante difficoltà della vita offriva sempre, cercava sempre di offrire quando si proponeva di andare a prendere, non so, un caffè insieme. Eugenio un lavoro lo aveva, anche un bel lavoro, faceva il trasportatore, aveva una bella famiglia, panificatori prima nel Lazio e poi Castiglione e poi dopo a Monterubiaglio, ma la sua voglia di indipendenza lo ha portato velocemente fuori dalla famiglia, poi con un bel lavoro, poi è arrivata la malattia, ha provato a rimettersi in carreggiata, mettendosi in proprio, le cose non sono andate bene e piano piano è scivolato verso la vita di strada, un po' per scelta, e ci ha lasciato con la discrezione, con il silenzio che lo contraddistingueva. Don Luca nella parrocchia di Sant'Andrea l'ha ospitato negli ultimi anni all'interno della sua casa, gli aveva riservato una camera, una stanza per lui, quindi aveva un tetto dove poteva dormire, poteva mangiare in tranquillità. E Don Luca ieri durante la messa ha detto: i funerali ci saranno oggi, fra poco alle 10:30, saranno dei funerali un po' diversi, senza tanti fronzoli, semplici, con molto silenzio e molto raccoglimento, per ricordare una figura che un po' tutti conoscevamo di vista, era lì una presenza certa e ci fa piacere ricordarlo anche a noi. Intanto ieri è stata la giornata anche dell'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo, ieri dovevano accendersi anche le luci sui principali palazzi della città, a causa maltempo tutto è stato rinviato ad oggi, oggi si accenderanno le luci appunto nei palazzi della città, che prenderanno vita con simboli e forme della storia di Orvieto. Saranno protagoniste la chiesa di Sant'Andrea e la torre ottagonale, il palazzo comunale, il palazzo dell'opera del Duomo, e poi insieme alla fondazione Umbria Jazz, non ci sarà Umbria Jazz quest'anno, ma ci sarà la playlist di Natale con i protagonisti del jazz, del festival jazz di tutti questi ultimi anni, e anche con la partecipazione della scuola di musica. Insomma, si cerca di dare un senso a queste festività natalizie e di fine d'anno che saranno sicuramente diverse. Dietro di me vedete uno sfondo, ecco, io vi voglio lanciare un'idea, un'iniziativa. Mandateci una foto di Natale della città, promuoviamo la nostra città e sarà il nostro sfondo per un giorno. Penso sia una bella idea. Oggi la foto ce l'ha data, come vedete, Paolo Ercolani. Ci sarà un'altra foto domani, sempre di Paolo Ercolani, perché ce ne ha mandate due, è giusto farle vedere. E ci sembrava giusto, ci sembra giusto in un momento così particolare che gli orvietani, come ha detto anche il sindaco, che gli orvietani riscoprano Orvieto, vengano nel centro storico per vedere la bellezza che vivono quotidianamente ogni giorno. Allora, per vederla, per sottolinearla, se volete, se vi va, mandateci le vostre foto, da oggi sono accese anche le luci, l'11 si accenderà anche un particolare presepe sui tetti del quartiere medievale, poi ci saranno gli arazzi, insomma una serie di iniziative. Andiamo a visitarle, il presepe nel pozzo, sapete, con la natività, come ci ha anticipato Marco Sciarra proprio qui da noi sull'Orvieto Live TG delle 18:30 di lunedì, insomma tante cose in un anno difficile dove probabilmente ci sarà scarsissimo turismo, scarsissime presenze perché non ci si può muovere, ma promuoviamo la nostra città, promuoviamola dal basso. Come fare? Mandateci una foto, ce la potete mandare, ce la potete segnalare, ci potete scrivere sulla nostra mail orvietolife@gmail.com, ce la potete mandare tramite Messenger o tramite la pagina Facebook di Orvieto Life. Avete tutti i canali disponibili, poi vi naturalmente verrà messo il vostro nome come questo, Paolo Ercolani. Vi ricordo intanto il nostro canale YouTube, iscrivetevi per i contenuti extra, l'ultima intervista al rettore di
Viterbo, dell'Università di Viterbo, il professor Stefano Bertini. Se potete, in questo momento di difficoltà, sempre aperto le donazioni di PayPal, con PayPal per Orvieto Life, per sostenere l'informazione il più indipendente possibile. Scomoda, sicuramente, lo sappiamo, ce lo dicono ogni giorno che siamo scomodi. E di questo noi siamo contenti. Io per ora vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona giornata di lavoro, di studio, visto che tutti sono tornati a scuola, agli studenti universitari buon lavoro e buono studio a distanza. L'appuntamento con noi è alle 18.30 puntuali questa sera con l'edizione del TG di Orvieto Life delle 18.30. Grazie a tutti e ancora una buona giornata.